Buonasera a tutti, anche oggi continuiamo con la comunicazione, e la riprendiamo la comunicazione sempre con la stessa notizia, ancora oggi nessun caso positivo riscontrato nel nostro territorio, nel comune di Libari, stanno andando avanti dei tamponi fatti, anche oggi ne sono arrivate alcune comunicazioni chiaramente tutte negative. Man mano che arrivano, un giornale tra oggi si completerà l'elenco di quelli che erano stati processati, che erano stati fatti il giorno 15, ai diretti interessati sarà comunicato in modo che interrompano la quarantena, però quelli notizie che abbiamo avuto sinora sono negative. E per quanto riguarda, ci sono pure, insomma, lo dico semplicemente pur non fornendo dati personali, lo dico perché così nessuno si preoccupi, tra tutti questi dati ce ne sono due che devono essere ripetuti, ma non perché ci sia un caso di positività o di dubbio, ma semplicemente perché è statisticamente provato nell'esame di tanti tamponi, ce n'è qualcuno che riesce, l'esame riesce, non riesce perfettamente, quindi devono essere ripetuti e quindi saranno ripetuti, sono due tra tutti quelli fatti, ma non è un caso di dubbio o positività, è un diciamo che si può verificare nell'esame, statisticamente si verifica tutti questi tamponi. Sta andando avanti l'attività dell'amministrazione, come vi avevo detto, molto più negli ultimi giorni, molto più concentrata sugli aspetti economici, ce l'avevamo detto, stiamo lavorando prima per mettere il comune, che è il presupposto di poter dare l'aiuto che i cittadini ci chiedono, almeno per gli argomenti e per i temi che sono di nostra competenza. In questo senso devo ringraziare, lo faccio pubblicamente, il presidente dell'ANCI, il sindaco Orlando, che è presidente dell'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Siciliani, per il documento che tra l'altro abbiamo pubblicato, nel quale dà pieno sostegno al documento firmato dai sindaci, riconoscendo quindi come presidente dell'ANCI, non soltanto delle isole minori, ma riconoscendo che le isole minori in questa crisi hanno bisogno di un supplemento di sostegno, un supplemento di aiuto per la particolarità del nostro territorio. E su questo ci stiamo particolarmente impegnando, lavorando oggi, per esempio, ma io non vorrei essere troppo tecnico, ma soltanto per darvi le informazioni necessarie a comprendere il lavoro che c'è dietro a tutto questo. Oggi per esempio si è lavorato molto sul fatto dell'idrico, faccio un esempio pratico, anche da questo punto di vista io come sindaco, insieme a qualche altro sindaco, per esempio quello di Pantelleria, che ha lo stesso problema che abbiamo noi, volendo ipotizzare un intervento sulle bollette dell'acqua, sull'idrico, ho bisogno di una norma speciale, l'abbiamo proposta, oggi c'è stato tutto una serie di telefonate col Ministero dell'Ambiente e il Ministero dell'Economia, perché la legge dice che indipendentemente da tutto il 100% del costo del servizio deve essere distribuito tra le bollette. Quindi che problema abbiamo noi? Che avendo fermato numerose attività, penso agli alberghi, penso ai ristoranti, penso a tante attività che non hanno un determinato consumo, non riducendosi i costi della distribuzione, per assurdo questi costi dovrebbero essere spalmati aumentando la tariffa su tutti i cittadini. Quindi non soltanto un aiuto, addirittura un aumento. Per evitare tutto questo, e noi siamo fiduciosi di riuscirci e poter intervenire, abbiamo chiesto una deroga al Ministero dell'Ambiente, perché questa è una norma prevista dal Ministero dell'Ambiente, e su questo abbiamo lavorato molto oggi. Quindi su tutto questo, appena saranno conclusi tutte queste attività, faremo un documento di sintesi, un provvedimento di sintesi per capire come riusciamo a aiutare i nostri cittadini. Ci stiamo preparando a questo, come avevamo detto, che questa settimana sarebbe stata fondamentalmente concentrata su questo tema. Poi non ci sono tante altre grandi novità, nel senso che sta andando avanti la distribuzione delle mascherine, con un po' di pazienza
per tutti, però voglio dire, ricordo che è un servizio in più che il comune sta dando. Se la distribuzione continua come sta andando avanti, io lunedì emetterò l'ordinanza che ne obbliga l'uso. Così come inizio settimana faremo il punto su tutto quanto altri temi che sono, per esempio, quello dei anche altri temi che non riguardano direttamente il Covid-19, ma che riguardano attività che comunque restano importanti, perché faccio un esempio per tutto. Come voi sapete, io oltre sono pure il commissario per l'esecuzione dei finanziamenti che abbiamo avuto per far fronte sono il commissario delegato, il soggetto attuatore, il commissario e il presidente, io sono il soggetto attuatore dei finanziamenti che abbiamo avuto per far fronte ai danni che hanno avuto le mareggiate. Penso ad Acqua Calda, penso a Stromboli, a Lungomare, alla zona portuale di Vulcano, agli scali portuali di Vulcano come di Stromboli, quello di Ginostra che nel frattempo abbiamo realizzato. Su questo ci sono tante novità, vi informeremo a inizio settimana. Non ho moltissimo altro da dirvi, se non dirvi con tanta prudenza, ma con tanta anche serenità da questo punto di vista, che continuiamo a vigilare, continuiamo a pensare che non è superato il problema, mentre ci concentriamo sugli aspetti economici, che, come vi dicevo, presto vi daremo delle informazioni. Ci stiamo avvicinando alla scadenza del 3, quindi ci stiamo preparando pure con delle proposte importanti per la scadenza del 3, per proporre per il nostro territorio le migliori opportunità che possiamo prevedere per la fase 2. Però è importante arrivare a questa scadenza sempre nelle condizioni nelle quali in cui siamo, grazie all'aiuto di tutti, grazie allo sforzo di tutte le persone che ci lavorano, dei miei collaboratori, della mia giunta, dei delegati, delle persone di protezione civile, della Croce Rossa, soprattutto delle forze dell'ordine e sicuramente di tutto quanto il personale medico, ma soprattutto grazie alla vostra collaborazione nel rispettare le norme che partite. Continuiamo a tenere duro, guardiamo la televisione, vediamo tutti che, indipendentemente da un messaggio di positività rispetto a una sensazione che abbiamo, che da questo punto di vista per la prima fase, ripeto, per la prima fase il peggio è passato, però non è finita, lo vediamo ancora dal numero dei contagiati che sentiamo ogni sera alla televisione, sono ancora numerosi, dal numero dei decessi, non vorrei che qualcuno dimenticasse, perché a furia di parlare di tante piccole cose, di tanti argomenti, dimentichiamo a volte che continuano in Italia a morire 500 persone per questa tragedia. Questo non lo dovete dimenticare, non vi dovete far trascinare dalle piccole cose, nel non considerare invece il tipo di impegno che stiamo subendo tutti per superare questa fase drammatica. Ancora in Italia ci sono 500 decessi al giorno, ancora in Italia ci sono 2-3 mila, secondo le giornate, nuovi casi di positivi, quindi non è finita. Continuiamo con la stessa serenità, la stessa determinazione, la stessa forza ad andare avanti, aspettando questa famosa del 3, se non altro, che non è altro che un momento nel quale faremo il punto e capiremo cosa di nuovo possiamo fare e come si svilupperanno i momenti successivi. Continuiamo a tenere duro, è importante che continuate a mantenere le indicazioni che vi vengono date. Alle Eolie si vince da casa.